Il bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Nuoro rimane al centro della battaglia politica tra maggioranza e opposizione. Dopo lo scontro in aula di lunedì, in occasione della presentazione del documento contabile, i nuovi consiglieri comunali di opposizione hanno deciso di interessare direttamente la Regione, in particolare l'assessore agli enti locali Cristiano Enrico, per segnalargli quelle che ritengono delle gravi anomalie che hanno caratterizzato la redazione del bilancio e le procedure che hanno portato alla sua presentazione all'Assemblea cittadina. L'opposizione ieri ha inviato tramite PEC una lettera all'assessore Riu in cui segnala alcuni punti ritenuti fondamentali. Il bilancio è stato presentato e non approvato entro il 18 giugno, come invece imponeva il decreto della Regione del 28 maggio, che chiedeva un'approvazione entro 20 giorni. La delibera inviata alla Regione l'11 giugno, la numero 165 del 7 giugno e dei comunali di opposizione. All'incontro, ma in nome di tutti, sono intervenuti Leonardo Moro del PD, Mara Sanna del Movimento 5 Stelle, Pierluigi Saiu di Uniti per Nuoro e Pepe Montesu di Nuova Nuoro. I loro interventi hanno ripercorso l'iter che ha portato alla presentazione del bilancio di previsione, con tutti i problemi connessi ai cambiamenti apportati in corso d'opera e con alcuni rilievi puntuali, per esempio sulla mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti obbligatorio e sul mancato inserimento di debiti derivanti da sentenze esecutive che la Giunta, è stato detto, prima intendeva sterilizzare facendo ricorso al fondo rischi e poi convinta che possa farvi fronte attraverso l'opposizione in giudizio. I consiglieri di opposizione chiedono alla Regione di applicare le norme e prendere atto che il bilancio del Comune di Nuoro non è stato approvato nei termini stabiliti dal decreto della Giunta.